Conferenza stampa di fine anno del Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, organizzata in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti delle Marche. Alla presenza della Giunta e del Presidente dell'Ordine dei giornalisti, Franco Elisei, Acquaroli ha illustrato un anno di attività caratterizzato da importanti riforme, a cominciare dal piano sociosanitario fino alla nuova legge urbanistica. È un anno importante dove tanti progetti hanno preso corpo e tanti obiettivi sono in via di raggiungimento. Penso alle infrastrutture, penso alla programmazione europea a cui avevamo lavorato nei due anni precedenti e quest'anno è partita con oltre mezzo miliardo di bandi erogati. Penso alle potenzialità che abbiamo messo nel cercare di velocizzare la ricostruzione e le risposte avvenute per l'alluvione del 2022 e tante altre sfide, penso all'aeroporto, alla continuità territoriale, penso all'interporto, penso a quelle che sono state anche i numeri del turismo che denotano sicuramente una tenuta e soprattutto un incremento del turismo straniero e poi non posso non guardare a quelli che sono i dati sull'occupazione che determinano un elemento positivo, concreto, su cui basare anche le politiche del futuro. Acquaroli ha poi ricordato l'importante accordo governo-regione del Fondo Sviluppo e Coesione, che porterà nelle Marche 532 milioni di euro. Accordo sottoscritto ad Acqualagna alla presenza del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Tanti dunque i temi trattati, con l'obiettivo di guardare avanti. Dare pieno compimento alle riforme che abbiamo approvato, la riforma delle aziende sanitarie, seguita poi dalla riforma del piano sociosanitario che si dovrà concretizzare con gli atti aziendali che sono l'ultimo passo per far sì che il lavoro svolto produca gli effetti sperati sulle liste d'attesa, sul potenziamento della sanità del territorio, sull'erogazione dei servizi costruita sul fabbisogno. E poi dall'altra parte la legge del governo del territorio, l'abbiamo approvata, abbiamo detto che la revisioneremo nel momento in cui andremo ad approvare il piano paesaggistico, tutti le leggi ed atti che erano attesi da decenni nella nostra regione, come le risposte, penso alla Galleria della Quinza, alla Salaria, alla Pedemontana, sulle infrastrutture che erano attese da anni, l'ultimo miglio ad Ancona, sono risposte concrete a ritardi decennali.